cars driving on the highway. Far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Strade da paura, ragazzi, sono tutte un sale e scende, difatti, cioè, t'ammazzano, nel senso che comunque ti stancano parecchio, però sono belle davvero, anche perché comunque vedi tutto un panorama giù col mare, la scogliera e tutto, che davvero merita alla grande. Aggiornamento di dove siamo e cosa abbiamo intenzione di fare adesso. Se le macchine, qua c'è un po' di casino, anche perché praticamente mi sono fermato sulla superstrada. Praticamente stiamo scappando dalla costa ovest. No, detta così, la sto scherzando, detta così sembra brutta, non è che stiamo scappando. Ci stiamo scappando dal maestrale, che ovviamente è nella costa ovest. Speriamo che non ci sia neanche anche al sud o ad est, perché la nostra intenzione è andare lì. Nel senso che non era in programma. Non so se tanti di voi si ricordano i primi video che abbiamo fatto quando spiegavamo l'itinerario. L'itinerario era arrivare praticamente massimo Carloforte, ma che poi, viste comunque i giorni, non ci saremmo neanche mai arrivati, non avremmo mai traghettato. Ci saremmo praticamente fermati a Bugerro. L'ultima cosa sarebbe stata quella e poi dopo saremmo risaliti senza fare la costa est. Però il fatto è che davvero il maestrale ci sta facendo, tra virgolette, perdere parecchi giorni di mare. Difatti adesso non so se state vedendo che è da tanto che comunque non siamo in spiaggia tranquilli, non ci stiamo godendo il mare. Il kayak purtroppo l'abbiamo aperto solo una volta, che è stato alla Maddalena, da lì zero, perché davvero abbiamo beccato sempre mare mosso. Bello quanto vuoi, le onde e tutto il resto, però vorremmo stare un attimino in relax, soprattutto essendo gli ultimi giorni prima del 26, vorremmo un attimino goderci gli ultimi giorni di mare in relax. Quindi l'idea sarebbe spostarci ad est, o meglio sud-est, adesso vediamo. Intanto ci siamo fermati appunto sulla superstrada per mangiare qualcosa, anche perché sono le 3 del pomeriggio, quindi ci è venuto un attimino di fame, e appunto vedere se c'è qualche calettina, qualche posto, qualche dove si spera che non tiri il maestrale che tira su questa costa qua. E a questo punto, una volta che siamo di là, risaliremo. Adesso vediamo un attimino, il programma è sempre in continuo cambiamento. Avendo la fortuna comunque di avere il camper, si può fare anche così, nel senso che se comunque un posto non ti va bene, c'è qualcosa che non ti piace, o okay, che comunque ti puoi spostare, la comodità è anche quella. E poi seguono aggiornamenti a questo punto. Intanto che Claudia prepara qualcosina da mangiare, sto facendo fare la pipì a Mac e ho scoperto questa piccola insenatura che va nella natura. Praticamente è attaccato allo slargo dove mi sono fermato con il camper. Non so che cosa c'è, ma che alberozzi che ci sono qua. Il camper è lì, che c'è la statale. Non so da questa parte qua dov'è che porta. C'è un rudere, c'è qualcosa. Qua ci sono delle pietruzze cadute. Che storia. È bella comunque la natura sarda, eh. Adesso vabbè, lì non vado perché magari è proprietà di qualcuno, poi comunque ci sono giù tutte le pietre. Però la natura sarda, ragazzi, mi piace un casino, proprio selvaggia, bella davvero. Riempio un po' di taniche d'acqua nel primo serbatoio, dal secondo, tanto che siamo fermi, giusto così un paio, e poi dopo sulla strada, se c'è un posto appunto per fare il rifornimento d'acqua, ne faremo. She's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. She came and killed my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her. I don't know where to start. All my life I knew she's my baby. I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream about when. Oh,
Eccoci qua, arrivati come avete visto nel posto dove dormiremo stasera. Adesso vi racconto dove siamo arrivati. Dopo aver mangiato abbiamo continuato la superstrada, quella che porta verso Cagliari, per intenderci. Praticamente ci siamo posizionati, adesso così sto guardando così vi dico la posizione esatta, siamo alla spiaggia delle Perde, praticamente zona vicino sempre spiaggia Porto Colombo, praticamente sotto Pula, da quelle parti lì, un po' prima di Cagliari. Questo posto qua che appunto c'è il camper, poi ci sono 100 metri, 50 metri più o meno sulla spiaggia, anche perché pensate che questa zona qua tanti anni fa era molto più bella, poi gli scorsi anni hanno incominciato a far parcheggiare le macchine e ovviamente facendo parcheggiare le macchine e tutto la vegetazione si è rovinata. Infatti adesso tra un attimo ve lo faccio vedere, ci sono dei cartelli dove vanno a spiegare il progetto che hanno in ballo per la riqualificazione del territorio e in poche parole non ti fanno più parcheggiare o comunque far arrivare proprio sulla spiaggia in modo tale appunto di non inquinare la zona del litorale, che ci sta anche perché appunto le macchine se no vanno a schiacciare la vegetazione, rifiuti, mica rifiuti, e quindi appunto ti fanno stare leggermente più lontano. Penso e spero non ci dicano nulla, diciamo che non ci sono divieti, anche arrivando fino a qua nelle viuzze precedenti non c'era nessun divieto di camper, di sosta, di campeggio, a parte vabbè il campeggio non lo facciamo mai, comunque nessun divieto di sosta. Qua adesso ci sono parcheggiate due macchine, anche perché c'è ancora poca gente lì in spiaggia come avete visto, anche perché sono le 6 del pomeriggio, quindi sono le 6 di sera, quindi tra un po' se ne andranno via tutti. Noi rimaniamo qua stanotte, poi domani vediamo il da farsi. Spero appunto che non ci sia nessun problema. Il cartello in questione che vi dicevo è questo, difatti praticamente questa è la zona dove siamo, su Stangioni Perde Sali, penso che sia così la pronuncia, vabbè, Porto Colombo, e qua appunto spiegava tutto quello che vi ho appena detto, che stanno facendo una sorta di riqualificazione, perché come vedete nel 2006 era abbastanza pulita, l'acqua era bella chiara e non c'era niente lungo il litorale. Poi nel 2010, nel 2013 ovviamente gioco forza, le macchine, la gente si è andata a rovinare un po' di più, e come sarà loro puntano a riqualificarla in questa maniera qua. Ti vanno a spiegare tutte le strategie che stanno facendo utilizzando appunto le specie autoctone del posto e tutto il resto. Diciamo che ti informano, ti insegnano un po' l'andamento a grandi linee della situazione in modo tale che tutti sappiano come comportarsi. Ovviamente ti dicono cosa si può, cosa non si può fare. Ah, ci sta, è bello, anche perché poi se tutti rispettassero queste cose non sarebbe male e sicuramente l'ambiente ne gioverebbe. Noi adesso ci sistemiamo, faremo un saltino in spiaggia, vediamo un po' la situazione com'è e nulla, passiamo la serata qua in tranquillità, si spera. Sicuramente ragazzi non si vedrà dal video, ma sta passando un delfino lì. Adesso vediamo, lo inquadro, ma però è andato, è passato 3-4 volte fuori dall'acqua partendo da là verso di là in quella direzione lì, ma basta, mi sa che è andato. Tra l'altro siamo qua al tramonto, guardate che pace e tranquillità e che colore che ha il cielo. Ovviamente siamo al tramonto, il sole però sta tramontando da quella parte e quelli invece sono tutti i raggi di rimbalzo che colorano le nuvole. Thank you.
Buongiorno a tutti ragazzi, sono un po', non dico raffreddato, ma c'ho il naso un po' così, sto starnutendo praticamente da mezz'ora, non so perché, vabbè. A parte questo, ci siamo svegliati in questo posticino, come state vedendo. Fortunatamente sia ieri sera che anche stamattina non c'è vento, cioè, se ce n'è pochissimo e il mare è davvero tranquillo, quindi penso proprio che oggi rimaniamo qua. Tra l'altro abbiamo dormito molto bene, io sono andato a letto stratardi, anche perché ho dovuto montare il video che uscirà, vabbè, stasera, e sono andato a letto tipo alle 2, Claudia invece era cotta, è andata a letto prima. Difatti devo dire che ce la siamo presa con ultra calma, anche perché sono quasi le 10, quindi proprio oggi colazione da re, molto con calma, e facciamo tutto veramente in tranquillità. Il video dovrebbe aver quasi finito, adesso sistemo le ultime cosette, poi chiudo tutto e ce ne andiamo a rilassarci in spiaggia. Andiamo in spiaggia? Eh? Oh, andiamo a fare il bagno? Tu non vedevo di fare il bagno? Stai qua, eh? Sei pronto? Sei pronto per andare in spiaggia? Beh dai, avere il camper parcheggiato qua e la spiaggia là, ragazzi, è comodissimo. Questa è la strada che abbiamo fatto per arrivare ieri, che è tutta asfaltata fino a qua, e c'è l'ultimo pezzo di sterrato. Poi ovviamente, come vi ho spiegato ieri, al di là di quei sassi lì non si può andare perché stanno attuando un progetto della riqualificazione della zona, però bomba, ci sta alla grande. Can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Dim guy, don't got nothing on you. Se non c'è troppo vento, questa sistemazione dovrebbe reggere. Speriamo. Ci siamo spostati leggermente da tutti i signori, anche perché vabbè, non è una spiaggia vietata per i cani, però almeno ce ne stiamo qua tranquilli. Da questa parte non c'è nessuno. Poi dopo magari con Mac faccio un giro di là per vedere l'altra callettina com'è. E adesso andiamo a fare il bagno. Vero Mac? C'hai caldo? Andiamo a fare il bagno? Eh? Andiamo a fare il bagno? Sì, eh? Ma cosa fai? Non mi aspetti neanche? Vai da solo? Sei diventato talmente grande che adesso vai da solo? Dai! Andiamo! Dai! Bravo! Piano, chiudi la bocca. Chiudi la bocca. Bravo! Anche lui finalmente può fare il bagno senza morire contro le onde. Anche perché gli scorsi giorni si tuffava, perché ci tuffavamo anche noi, no? Perché ovviamente voleva venirci dietro. Però poverino piccolino con le onde, i cavalloni, due o tre volte tipo, non dico che l'hanno sommerso, ma gli sono andate addosso. Allora via, tornate indietro. Così ce la fa a godersela anche lui senza problemi. Oh, che pace e tranquillità. Che poi non è una spiaggiona, diciamo, famosissima tra quelle più clou e tutto. Quindi a noi va benissimo, poca gente, tranquillità e sole. Tra l'altro non so quanti gradi ci sono, boh, 30 qualcosa, 34, 32, ma non fa quell'afa, quel caldo che è insopportabile. C'è quella leggera brezza che proprio te lo godi senza problemi. Sto tornando un secondo al van, ragazzi, anche perché sono le 12:30 e mi sa proprio che è l'ora di farsi un bel bagno con la maschera, e metto su anche il case della GoPro, quello subacqueo, così vedo e vi faccio vedere un po' i fondali qua. Devo riuscire solamente a prendere la maschera in tutta questa marmaglia di roba che ho nel gavone. Allora, questo lo mettiamo qua. Quest'altra cassa di acqua la buttiamo su e adesso vediamo se ci arrivo da qua. Dovrei arrivarci, come in tutte le cose, quando ti serve qualcosa ti vengono in mano tutto tranne quello che ti serve. Allora, eccola qua,
mascherozza della Decathlon. Vabbè, l'acqua la lascio qua, chi se ne frega, la sistemiamo dopo. Adesso mi serve il case della GoPro, che senza massacrare il van di sabbia dovrei riuscire a prendere. Case della GoPro preso, e magari prendo anche bastone preso, quello allungabile della Insta 360, che tra l'altro non so perché non la uso più di tanto io la Insta, con attacco rapido, fatto così. E adesso andiamo al mare. Visto ragazzi che acqua che c'è, che mare, spettacolo, qualche pesciolino, non più di tanto. C'era la parte appunto con le rocce dove sono entrato, diciamo, sassi, rocce, scogli, chiamateli come volete. E poi dopo alla fine c'è una parte che tra l'altro è una bella secca, perché la gente comunque ci cammina tranquillamente fino alle ginocchia, dove avete visto che praticamente è solo sabbia, quindi tanta tanta roba. Adesso sono praticamente le 2 del pomeriggio, Claudio ha tagliato giù un po' di melone, pesche, così ci facciamo un mini pranzetto così veloce qua in spiaggia. Tanto siamo sotto qua all'ombra, Mac è sotto all'ombra, ha fatto anche la spremuta di Pompelmo. Pompelmo, lime e acqua minerale. E adesso colgo l'occasione, visto che siamo qua un attimino, per spiegarvi il piano che abbiamo, il cambio di rotta che abbiamo in mente di fare. Come vi avevo detto ieri, noi ci siamo spostati da ovest a sud qua. L'idea sarebbe stata inizialmente ogni giorno, magari verso sera, spostarci in una spiaggia diversa, sempre seguendo la costa est, sino ad arrivare ad Olbia, appunto per il 25 sera, perché il 26 abbiamo il traghetto. Però giustamente anche parlando con Claudio abbiamo detto, sono gli ultimi praticamente 4 giorni, è inutile star lì magari ogni volta a spostarsi, fare, disfare, così che... Non dico che sia stancante, però magari rimaniamo stazionari in un posto e ci godiamo gli ultimi 4 giorni. 2 anni fa noi siamo già venuti in Sardegna, come vi abbiamo detto forse all'inizio di questo viaggio, solamente con la macchina. Però abbiamo visitato delle spiaggettine in zona, praticamente cos'era, Tortolite, Ertenia, spiaggia di Murtas, quella zona lì, no? Pensiamo che appunto specialmente nella spiaggia di Murtas si possa stare in tranquillità magari 2 o 3 giorni senza rotture di scatole. Difatti quella sarà la prossima nostra destinazione. Adesso ci godiamo le ultime ore in questa spiaggia qua, poi ci sistemiamo, facciamo la doccia e pensiamo proprio verso sera di spostarci, che tra l'altro è una spiaggia libera senza nessun tipo di problema. Dietro ci dovrebbe essere quella base militare abbandonata o magari ancora in funzione, adesso non lo so, e praticamente passiamo lì gli ultimi giorni in tranquillità. Allora, cos'è che abbiamo qua? Taralli, che piacciono tanto a me al finocchio, perché gli altri non li abbiamo ancora aperti. Poi melone, melons e pesche. Sì. Pesche le vuoi adesso, le vuoi dopo? Un po' di melone, un po' di pesca. Allora mettiamo tutto qua, se Mac ce lo consente. Questo è il nostro pranzo. Quindi è vero ragazzi che andiamo a saltare facendo questo spostamento
Villa Simius, Costa Rei, tutta quella zona lì, perché ci spostiamo sempre più su. Però d'altronde, arrivati a questo punto, pensiamo che si devono fare un attimino delle scelte, nel senso che avendo ancora così pochi giorni a disposizione ci sarebbe piaciuto visitare molti più posti, però bisogna fare una sorta di scrematura, anche perché vabbè, tanti posti li abbiamo già visti e siamo stati fortunati ad aver avuto la possibilità di vederli. Tanti ovviamente non li possiamo vedere, però la Sardegna è grande, i posti sono tantissimi, quindi per forza di cose qualcuno bisogna tralasciarne. Sicuramente ci torneremo e andremo a vedere quei posti lì che non siamo riusciti a vedere in questo viaggio. Sicuramente Costa Rei, Villa Simius, comunque era così anche nonostante essendo al 22-23 di agosto, quindi non so quanto ci siamo persi in questo periodo, diciamo. Però vabbè, ci sta, anche perché la spiaggia dove andiamo ci era piaciuta tantissimo, era abbastanza tranquilla, non c'era tanto casino, era bella larga, quindi dovremmo cadere in piedi, diciamo. Ragazzi, ci siamo dati una bella sciacquata dal sale, anche perché sono le 5 meno un quarto, ce la siamo presa bella con comodo, ci siamo goduti le ultime ore e gli ultimi bagni, almeno della giornata, perché adesso andiamo a comprare due cose, facciamo un carico dell'acqua e si va nella prossima spiaggia che vi ho detto prima, che è la spiaggia di Murtas, quindi andiamo. There was nothing we were scared of.